Ed eccoci ragazzuoli, finalmente ci siamo, bentornati su Dragon Ball Z Burst Limit con l'ultimo episodio della serie in cui vedremo Broly, il Super Saiyan leggendario, quindi pollice in su, ora vi voglio carichi perché le serie non finiscono qui, dalla prossima settimana inizieremo probabilmente Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi con la sua storia vera e propria. Ma lanciamoci subito nell'azione di gioco, abbiamo Broly, il Super Saiyan leggendario. Questo ragazzi è What If, così come abbiamo visto il What If di Bardock nel precedente episodio. Sono What If inclusi nella storia del gioco ed è una cosa spaziale bellissima. Scopriamolo insieme. Non ci viene spiegato e chissà se ci verrà spiegato per quale motivo Broly si trova ora improvvisamente sulla Terra. Ma Krillin l'ha riconosciuto come Super Saiyan leggendario, quindi vediamo un po' che succede. Sono veramente curioso. Il livello di difficoltà, ragazzi, non è molto elevato, perché credo che saranno veramente tanti scontri. Mi è stato detto da un amico che gli scontri sono veramente tanti, quindi bisognerà velocizzarli un po'. Per questo mi sono aiutato in questo modo. Vediamo un attimino cosa riusciamo a fare contro di lui. Broly mi sembra molto forte come personaggio, vediamo le mosse. Nel complesso credo che siano un po' le mosse caratteristiche di Broly. Oh, Krillin, stai moggio. Ah no, con questi non posso pararmi, che errore gravissimo. Gli vado alle spalle, il dileggio di Broly. Sei un essere inutile, ma no, non trattarlo in questo modo. Broly comunque mi sembra sì lento, ma non troppo, eh. Quello che fa paura è proprio lui, la stazza, per quanto è grosso, aiuto, bellissimo. Allora, vediamo, vabbè, ha il guscio, il solito guscio di Broly, e voglio vedere la suprema. Vediamo un attimino. Oh, cioè ragazzi, questa mossa non si può scansare, niente da fa. Lo butto su, va, vediamo che succede. Bam, distrutto. Volevo provare ad avvicinarmi, mi ha accecato, bravissimo. Comunque ragazzi, come vi dicevo, a breve ci sarà, proviamo la suprema. Va su e lo butta giù, cattivissimo. Ci sarà in pratica una nuovissima serie che è quella di Ultimate Tenkaichi. A luglio abbiamo visto l'Hero Mode, in cui abbiamo creato il personaggio personalizzato, ma poi il gioco ha la sua modalità storia canonica. Quindi l'andremo assolutamente a giocare, visto che il gioco, voglio, vi era piaciuto un botto, la grafica era spaziale, e quindi ci stava la grande. Io direi che Krillin ormai possiamo salutarlo, almeno a brevissimo. Io direi assolutamente di finirla qui e col colpo supremo lo distruggiamo. Ah, era quello che volevo, scusa Krillin, tutto quello che vuoi tu, tutto quello che dici tu, ma era veramente il caso di salutarti. Scusami, Kakarot. Furioso lui, arrabbiatissimo. Però voglio capire come è giunto sulla Terra. Gioco, spiegamelo. È la fine. È davvero troppo forte. Mi dispiace. Goku. Da qui in poi è tutto nelle tue mani. Combatti. E invece no. Non arriva Goku, arriva il figlio di Goku, ovvero il figlio di Kakarot. Bam! Viene colpito in pieno con una scena che abbiamo visto in realtà molte volte all'interno del gioco. Ci sono un po' troppe scene riciclate, ma le battaglie, ragazzi, sono fighissime. Le battaglie sono veramente divertenti. Alleggeresti il tuo dolore. Dovresti essere fiero della tua condotta come Saiyan. E invece Gohan, che tra l'altro, aspetta, Gohan qua è Super Saiyan di secondo livello. Questo è un importante indizio per capire quando il tutto è ambientato. Con Krillin non potevamo capirlo, credo. Invece qua già abbiamo un'informazione in più. Possiamo capire infatti che il tutto è ambientato di sicuro come minimo dopo Cell. Però chiaramente What If, quindi... il tutto è ambientato un po' come nel film, probabilmente. Ovviamente non è canonico, ma poi in un arco di tempo non ben specificato dopo il Cell Game. Perché anche lì Gohan ha il Super Saiyan, mi pare, di secondo livello. Non mi ricordo, ma a prescindere da tutto, no. Forse il Super Saiyan di secondo livello, no. C'è il Super Saiyan di primo livello lì. Però tutti abbuscano tantissimo. E tutta una serie di cose. La Suprema va a segno? Purtroppo no. È riuscito ad allontanarsi molto bene. Cosa piuttosto spiacevole. Ho scansato però anch'io qualche colpo, quindi bene. Ma perché non lo piglia? Assurdo. Non capisco perché era riuscito a scansarsi dei colpi assurdi. Credo che ormai per lui questa sia definitivamente la fine, ma come vedete riesce comunque a resistere. Sto Gohan è stato veramente fastidiosissimo, ma alla fine chiaramente non poteva in alcun modo contrastare Broly, che infatti se la ride. E ora vogliamo Goku. Iniziamo con il mas... No! Vabbè, questo no. Broly, stai moggio.
Se la ride alla grande. Sono arrivati a combattere anche altri due guerrieri Z, ovvero Trunks e Piccolo. Sono riuscito a sconfiggerli in maniera abbastanza semplice, però sono stati due scontri nulla di che, in sincerità. Quindi, per evitare di far arrivare il video a 30 minuti, 40 minuti, ho saltato quei due scontri perché non erano veramente nulla di speciale. Invece, quello con Vegeta voglio vederlo. Perché lo sta provocando. Non ti lascerò morire così facilmente. Bene. Affronterai il principe dei Saiyan, Vegeta. Mamma mia, Vegeta, vuoi farmi gasare per caso? Hai iniziato malissimo perché hai buscato. Quel livello di difficoltà è palpabilmente più complicato, eh? Perché lui è partito con un'attacca di vita in più rispetto a me. Ve lo faccio notare. Inondazione d'aura. Musigasa tantissimo. La mia potenza sta aumentando. Straripando. E si gasa alla grande. Va bene, Broly, ci sto. Bam! E Vegeta busca come non mai. Gli ho tolto quasi un'intera barra di vita. Andiamoci di Suprema. E questa volta la Suprema è diversa. È arrivato il meteorite gigante, bellissimo. E infatti dovevo capirlo dal fatto che lui c'ha 4 tacche di aura adesso. Non ne ha più, che erano 5? Mi pare? Sì, mi sa di sì. Lui si sta gasando, va bene. Cerchiamo di interromperlo perché ci gasiamo anche noi, magari. Forse è arrivato il momento. Aia. Pariamoci. Mi sa che la parata non poteva andare a segno qua. Lui se la sta giocando bene a scansarsi un sacco di colpi e colpirmi quando non me l'aspetto. Se io provassi a fare la Suprema, sono molto vicino, dovrebbe andare a segno, no? E ci va a segno. Però non gli fa troppi danni. Cosa che mi lascia un po' perplesso perché il meteorite gigante dovrebbe essere un attacco veramente molto potente e quindi dovrebbe buttarlo giù alla grande. Non capisco come faccia a resistere, però almeno lo stiamo distruggendo alla grandissima. Bam! E siamo nello spazio! Aura scatenata. Ma dietro c'è la stanza dello spirito e del tempo. Da dove compare nello spazio qua? Scusa. Mamma mia, che colpo che ho subito! Però si è ripreso subito, Broly. Bravo! Pronto! Vedete, c'è la stanza dello spirito e del tempo dietro le scene. Perché nello spazio? Lo spazio è bellissimo! È stupendo, ma vorrei capire perché c'è questa stanza. No, ho perso la Suprema così. Così no, la Suprema non la volevo perdere. Volevo concludere di Suprema, ma vabbè ragazzi, non credo ce la faremo. Le ho dato l'ultimo colpo caricato e l'abbiamo buttato giù alla grandissima. Non importa, proveremo a concludere con l'attacco Supremo direttamente nel finale con Goku. Speriamo di portarcelo però a casa in maniera easy, perché lo scontro con Goku temo che possa essere un po' più complicato. È la fine. In definitiva, non vali nulla. Mamma mia, che offesa per l'orgoglioso principe dei Saiyan. E adesso, ragazzi, quello che stavamo aspettando è qui. Vediamo la battaglia finale con Goku. Ti farò a pezzetti, fra? Mamma mia, ragazzi. Non perderò contro di te, Broly. Ma vabbè, lui non poteva che rispondere così, chiaramente. E va bene, ragazzi. Inizia la nostra grandissima battaglia. Questo posto diventerà la tua tomba. Mamma mia, iniziamo noi arrabbiatissimi. Lui c'ha un'attacca in più di vita, rispetto a noi. Ve lo faccio notare. L'abbiamo messo comunque ora a terra. E speriamo di continuare così, perché gli sto togliendo quasi un'intera barra di vita. E invece non è riuscito a fermarci. Va bene così. Io proverei di Suprema. Mi fermerà? Non è che mi ferma, mi scansa. L'odio per Kakarot si infuria e aumenta la potenza d'attacco, ma sale l'affaticamento. Quindi occhio, perché da un momento all'altro potrebbero esserci dei risvolti particolari. Il rancore per Kakarot. Sempre più arrabbiato lui, sempre più furioso. Bam! L'ho colpito, ma si è parato benissimo. Bravo. Dai dai, che dovremmo essere in vantaggio. Broly, no, gli stavo a fare la Suprema in un momento sbagliato e lui ne approfitta e mi fa la sua di Suprema. Ragazzi, che errore gravissimo. Dai dai, cerchiamo di recuperare. Ci riprovo. Buttato su. Sei mio? In realtà no, volevo fare proprio l'attacco consecutivo. Ma adesso sei mio, adesso che non hai difese. Mamma mia. Mi dispiace, bro, ti è capitata veramente molto male.
Ragazzi, vi rendete conto? Lo stiamo distruggendo. Sì, lui adesso sta cercando a tutti i costi di recuperare, ma mi ha fatto 12 colpi. Sto recuperando io alla grande. Va bene. Ora tocca a me, eh. Prepariamoci. Benissimo. No, se l'è scansato questo. Oh, 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 oh. Mamma mia, ragazzi, sono col fiato sospeso perché lui mi fa troppi danni quando mi attacca. Io a lui gli faccio meno danni, eh. Bam, non ci arriva il calcio fin laggiù. Boom. Ai, 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 ai. Sei mio? Proviamoci. Ci va a segno e concludiamo col finale supremo. Vai così, ragazzi. L'ultimo colpo dell'ultimo episodio della serie è un finale supremo. Un colpo supremo. Ragazzi, l'abbiamo distrutto. E godiamoci il filmato finale. Guardalo come si scansa, Broly. È scomparso? Talmente grosso che dovresti vederlo, Goku, ma mi sa che non l'hai visto per niente. Ancora il colpo lì nello stomaco che abbiamo visto tante volte. Voglio un filmato un po' diverso. Ora, gioco, soddisfami. Questa serie di colpi forse l'abbiamo già vista in passato. Voglio proprio un'animazione nuova, dei movimenti nuovi per questo grande finale. Nessuno può fermarmi, nessuno! È stanco però, eh? Mi sembra un po' stanco. Straripando. Mamma mia. Non rimane che il nulla. Ma l'hai eliminato? Distruggerò questo patetico universo? No, guarda Goku a terra! Ma quindi questo è un what if che si conclude dalla parte dei cattivi, scusami. C'è la vittoria di Broly. E c'è quindi la sconfitta di Goku. Questo filmato mo che cos'è? È un filmato che doveva esserci probabilmente contro Broly, ma te lo mostra dopo. Addirittura con un Goku Super Saiyan di secondo livello. Quindi vorrei capire se poi si rialza Goku Super Saiyan di secondo livello e lo elimina oppure no. Perché è un filmato che ci viene mostrato dopo, ma come abbiamo visto anche alla fine delle altre saghe, alcuni filmati ci vengono mostrati dopo, ma in realtà non sono successi. Ragazzi, che dire, il gioco si è concluso. È un gioco che mi ha divertito veramente tanto e che ha quindi punti di forza e forti punti deboli. I punti di forza è che il gioco è molto divertente, spettacolare, veloce, dinamico. I punti deboli sono che purtroppo i filmati si ripetono troppo spesso, a volte ci sono scontri un po' messi lì per prolungare la storia. Però comunque ci siamo divertiti. Un gioco che io chiamerei, ora nonostante molto divertente, di passaggio, per un periodo di passaggio, che è appunto agosto, in cui un po' tutti erano in vacanza. Però ci siamo fatti una bella serie divertente. Tra l'altro divertente come questo filmato che stiamo vedendo lì, questa scena. E ragazzi, che dire, vi aspetto dalla settimana prossima con una nuova serie, ma già da domani con tanti nuovi video qua sul mio canale YouTube alle ore 14:30, perché ormai siamo a fine agosto, i video ritorneranno giornalieri e non più 3 a settimana come abbiamo fatto appunto nel mese di agosto. Ragazzi, grazie a tutti voi per il supporto per questa serie, ci siamo divertiti insieme e continueremo a divertirci con Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi, ma anche altre serie come probabilmente Demon Slayer ad ottobre. Quindi ragazzuoli, un bacione a voi, grazie ancora e alla prossima. Ciao!